Buongiorno rider e bentornati sul nostro canale. Sono Marco e quando siamo all'interno parliamo di novità. Di novità in ambito, in questo caso, di sospensioni. In quanti di voi stanno cercando la taratura perfetta della sospensione, adatta al tipo di utilizzo, al peso, alla pressione delle gomme, eccetera? Ecco, argomento spinosissimo. Per questo voglio parlarvi di questo nuovo aggeggio di casa Quark. Partirei però ringraziandovi di essere così tanti sul canale, stiamo crescendo davvero in maniera importante e adesso sigla. Andiamo! Bene, come dicevo, argomento sospensioni, argomento molto ostico, infatti molti di voi inizieranno probabilmente nei commenti qui sotto a profetizzare del fatto di ma bisogna rivolgersi degli specialisti, è verissimo, tutto molto vero. Ma la tecnologia ad oggi ci viene in soccorso e Quark, azienda di proprietà del gruppo SRAM, ci viene in aiuto con il ShockWiz. Lo vedete qua. Che cos'è? Non è altro che una telemetria che in base alle pressioni rilevate e al giroscopio che ha all'interno ci permette di fare una taratura accurata delle sospensioni. Voi direte adesso, ma funziona? Ebbene sì, questo aggeggino funziona davvero bene. L'ho fatto provare ad un ragazzo che correrà con noi il prossimo anno e ne è rimasto piacevolmente soddisfatto. Chiaro, non è che tutto d'un tratto ti cambia la bicicletta, però ti dà una grossa mano. Quindi adesso guardiamo da vicino, guardiamo cosa c'è all'interno della confezione e tiriamo due somme veloci. Eccola qui, questa è la confezione del nostro ShockWiz. Come dicevamo è di Quark, un marchio di casa SRAM e serve appunto per fare il tuning delle sospensioni. La scatola ci spiega all'esterno che cosa ci permette di fare la scatoletta ed è molto molto completa. Al suo interno ovviamente possiamo trovare sicuramente la nostra telemetria, il nostro sensore. All'interno ha una pila che si va a sostituire quando si va a scaricare e abbiamo l'ingresso del tubo dell'aria che andrà collegato al nostro ammortizzatore o alla nostra forcella a seconda di cosa vogliamo andare a tarare. Andrà poi con delle fascette all'interno dei buchi o della cover che noi andiamo ad attaccare al nostro strumento, fissato alla forcella piuttosto che all'ammortizzatore. Quindi cosa abbiamo su interno? Dicevamo la cover, un tubo lungo che ci serve per le forcelle, un tubo corto che ci serve per gli ammortizzatori. Chiaramente la taratura, non sto qui a dirvelo, ma si può fare solo sugli ammortizzatori ad aria che hanno una parte di aria. Quindi come funziona? Si collega la camera dell'aria allo strumento, lo strumento si connette al telefono e possiamo fare tutta una taratura del ritorno, alta velocità, bassa velocità e tutte cose che comunque vi farò vedere nel prossimo video in cui parleremo di questo aggeggetto malefico. Andrò a provarlo sulla mia bicicletta e vedremo insomma le differenze. Partiremo da una taratura standard che si può fare in negozio considerando il SAG per poi attaccare lo strumento e vedere cosa ci fa correggere, come e perché. Vi dico che, come vi ho detto prima, l'ho provato su un ragazzo che corre e mi ha assicurato che la differenza si sente e soprattutto si vede nel lato dell'utilizzo.
Quindi vale la pena? Secondo me sì, è una di quelle volte in cui la tecnologia ci viene in soccorso per migliorare le nostre prestazioni. Poi mi direte, ti cambia la bicicletta dal giorno alla notte? Ma in realtà sì, dipende se tu riesci a sentire la differenza. Questa è la verità. Bene, come hai potuto vedere, questa è una scatoletta magica. Quindi, parliamo al volo di prezzi, con 350 euro più o meno, te lo puoi portare a casa. Il mio consiglio è rivolgiti ad un'officina competente e fallo fare a loro, anche perché le tarature non sono facili. Quindi, se vuoi passare da noi, passa a trovarci e provvederemo noi a fare la taratura delle tue sospensioni. Come sempre ti ringrazio, se non sei ancora iscritto al canale, premi qui sotto ed iscriviti. Qua potrai trovare degli altri video che parlano di biciclette ma anche di moto, e il prossimo video saremo probabilmente in motoslitta. Quindi ti ringrazio ancora e ci vediamo sul canale. Ciao!